siamo in compagnia di Giacomo Trimarco, responsabile della sede Uniposte ad Agropoli. Questa sera l'inaugurazione. Allora, perché una sede ad Agropoli? Quali servizi offre? Oltre ad essere dei servizi postali e di spedizione, sono tantissimi. Settore assicurativo, finanziario, telecomunicazioni, noleggio lungo termine. Insomma, abbiamo una serie di servizi. Ci auguriamo di dare praticamente un nostro servizio professionale snello ai cittadini agropolesi e del Cilento e agli imprenditori di Agropoli e del Cilento, facendo in modo, insomma, di snellirgli un po' tutti i loro vari compiti che hanno da fare, e con la nostra agenzia cercheremo di dare il massimo. Obiettivi futuri invece? Obiettivi futuri, cercheremo di quanto più far crescere questa agenzia. Uniposte è una realtà bellissima, Uniposte è in tutta Italia. A capo abbiamo il presidente Paduano, che è una persona eccezionale, ma eccezionale sotto tanti punti di vista. Considerate che io col primo colloquio che ho avuto con il signor Paduano mi sono innamorato, perché è una persona colta, intelligente, preparata, ma umile. E lo staff di Uniposte è fantastico, cioè siamo una grande famiglia, ci aiutiamo l'un l'altro, è bellissimo far parte di questa famiglia Uniposte S.p.A. Giacomo Trimarco è un imprenditore di Agropoli già conosciuto sia ai colleghi della direzione di Via Pio X sia a molte persone che lavorano in Uniposte. Quindi abbiamo creato un sodalizio importante dove questa sinergia collegata alle sue attività della famiglia Trimarco, sia Autoagropoli che le altre attività come l'agenzia automobilistica, è un suggello perfetto per collocare meglio e sviluppare tutti i prodotti del gruppo Uniposte.